Salve, un saluto a voi che ci seguite. Prima di procedere con la messa in onda del video, permettetemi di una piccola anteprima sul lavoro svolto. Intanto mi presento, mi chiamo Carmela Lenzo, sono una guida naturalistica e faccio parte dell'AIGAE, Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche. Sono il presidente dell'associazione Video Nature. L'associazione che ho il piacere di rappresentare si occupa della realizzazione e messa in onda di video naturalistici, di dirette Facebook, si occupa anche della creazione di book fotografici, ma soprattutto ci occupiamo di escursionismo. Facciamo parte del circuito Nebrodi Outdoor del Parco dei Nebrodi. Tale circuito ha come obiettivo quello di aggregare soggetti che offrono servizi di fruizione sostenibile all'interno del Parco dei Nebrodi e non solo. Allora, qui con me c'è Roberto Patroniti. Roberto è uno dei soci fondatori dell'associazione Video Nature ed è un esperto di fotografia, un esperto di riprese e montaggio video ed è anche un noto conoscitore del territorio del parco. L'amore che lui ha verso il territorio, l'amore che ha verso la Grotta dell'Auro, cioè io direi un amore spassionato per la Grotta dell'Auro, l'ha portato negli anni a diventare uno dei più esperti frequentatori e conoscitori dell'ambiente esterno ed interno della grotta stesso. Sua l'idea del video documentario sulla Grotta dell'Auro, sue le riprese, suo il montaggio. Salve a tutti, grazie Carmela per le belle parole. Mi chiamo Roberto Patroniti. L'idea del video nasce dalle restrizioni di Covid-19 che ci hanno impedito di svolgere, come giusto che sia, l'escursione alla Grotta dell'Auro. È vero, sono molto affascinato della Grotta dell'Auro. La prima volta che ci sono andato sono rimasto incantato da questo ambiente così diverso. La bellezza delle stalattiti e delle stalagmiti, il lento stillicidio dell'acqua, mi hanno portato indietro nel tempo. Il mio primo pensiero è andato a milioni di anni fa, quando questo mondo sotterraneo si è formato. Da quel giorno non ho più smesso di visitare la grotta. Ho iniziato con le escursioni nel 2000, prima con l'Associazione Amici della Terra, con la quale ancora collaboro, e poi con l'Associazione Video Nature. In tanti anni, infatti, ho accompagnato molte persone. Ho pubblicato foto, book fotografici e ho realizzato anche un'esclusiva alla mappatura della grotta con le relative piante e sezioni. Ultimamente ho collaborato con alcuni studiosi di università molto importanti, abbiamo trovato dei reperti archeologici e nuovi taxon endemiti della zona. In questi lunghi anni ho collaborato diverse volte con TV locali e regionali. Ma l'unica cosa che mi rimaneva ancora da fare era un piccolo documentario mio personale che racchiudesse tutte le emozioni che l'escursione dalla Grotta dell'Auro suscita ad ogni visitatore. E quale periodo migliore di questo per farlo, nonostante la pausa forzata che abbiamo avuto tutti? Mi è venuto in mente di realizzare questo piccolo video e metterlo a disposizione di tutti voi. Ci tengo a precisare che le immagini che vedrete sono immagini di repertorio. E che l'escursione che tra poco andremo a fare è un'escursione virtuale. Grazie Roberto. Adesso mandiamo in onda le immagini di questa splendida escursione. A tutti voi auguro buona visione. Ci piace iniziare il nostro viaggio virtuale bevendo un sorso d'acqua dalla fontana Abate di Alcara di Fusi. La fontana Abate è l'emblema di una civiltà ellenica che avrebbe dato le origini al paese. Fu costruita in epoca pre-araba, quando Alcara si chiamava ancora Turiano. Lo testimonia la scritta in latino sul medaglione centrale della fontana, che recita: "La splendida Alcara beve da questo placido fonte le gelide acque che la gente turiana cavò fuori dall'antro." Chi erano i Turiani? Erano gente che proveniva dalla città di Turio, in Magna Grecia, detti Turiani. Una leggenda racconta che sia stato proprio uno di loro, chiamato Patrone, che a seguito di Enea, fuggito dopo la distruzione di Troia, sia approdato sulle coste orientali della Sicilia e qui, inoltratosi nell'entroterra, abbia fondato Alcara, costruendovi un castello, chiamato ancora oggi Castel Turio. Questa rimane comunque una leggenda, ma l'impronta greca è ben visibile ancora oggi nella storia di Alcara e lo testimonia il fatto che ogni
anno, il 24 giugno, si festeggia la festa pagana più antica d'Italia, i Muzzoni. Altro non è che una brocca dal collo mozzo adornata di gioielli e spighe di grano per simboleggiare un rito propiziatorio alla fertilità della terra, un inno alla natura, all'amore e alla giovinezza. Lasciamo i greci e Alcara con la sua storia e proseguiamo con il nostro viaggio e imbocchiamo il sentiero che ci porterà alla Grotta del Lauro. Quello che subito risalta all'occhio è l'aspetto del territorio. In quest'area troviamo terreni molto superficiali, caratterizzati da elevate percentuali di pietrosità e pH tendenzialmente alcalini. Queste caratteristiche influenzano direttamente l'ecosistema che si è instaurato nell'area delle rocche del Crasto. Di fatto, troviamo piante specializzate a vivere in ambienti aridi o comunque caratterizzati da bassi valori di precipitazione medie annuali come l'Euphorbia dendroides e il leccio. In particolare, le formazioni forestali che caratterizzano l'areale delle rocche del Crasto sono in prevalenza l'Euforbieto, macchia mediterranea basiflea, e in presenza di terreni più profondi qualche lembo di lecceta basifila, foresta mediterranea, anche se molto sporadica a causa delle intense attività antropiche che hanno caratterizzato la zona in esame nell'arco dei millenni. L'Euforbia è una pianta di origine nordafricana che si è specializzata a vivere in ambienti torridi. A dimostrarlo è la stessa biologia, in quanto caducifoglia estiva. La caduta delle foglie in estate è dovuta al fatto che la pianta affronta il periodo caldo e secco attraverso l'estasi vegetativa, perdendo le foglie ed entrando in dormienza, riuscendo così a sopperire alla mancanza d'acqua e alle elevate temperature mediante l'azzeramento delle attività biologiche. L'Euforbia veniva utilizzata in epoche remote per la pesca delle anguille nei fiumi e dei pesci polipi nei mari. Il suo lattice bianco, molto irritante, veniva rilasciato nelle acque al fine di causare l'irritazione dell'apparato respiratorio e visivo dei suddetti organismi, i quali, emergendo in superficie, potevano essere agevolmente catturati. Il leccio, che è una pianta prettamente mediterranea, 4-5 mesi di siccità l'anno e inverni miti, si è specializzata a vivere nell'areale mediterraneo attraverso lo sviluppo di pelurie nella parte inferiore delle foglie. Ciò gli conferisce una minore perdita d'acqua dalle aperture stomatiche durante la traspirazione e quindi un'ottimizzazione del bilancio idrico della pianta, con la conseguente non necessità di perdere le foglie. Per questo il leccio è una pianta sempreverde. Durante il percorso catturano la nostra attenzione le piante alimurgiche o mangerecce. Qui vediamo la piantaggine seghettata, la piantaggine lanceolata e le coste di vecchia, Hypocaeris radicata. Queste piante sono ottime sbollentate e saltate in padella con aglio e olio per poi condirle a modo insalata. Con la piantaggine si produce anche un ottimo pesto. Tra le piante di interesse incontriamo anche il verbasco, detta anche carta igienica dei pastori, che cresce in ambienti rocciosi o comunque su terreni poco profondi situati in prossimità di aree caratterizzate da climi aridi e che presenta una peluria pronunciata sulle foglie. Molte sono anche le piante officinali che incontriamo sul nostro percorso. Nella zona troviamo la nepetella, l'origano, il timo e la borragine. La nepetella viene utilizzata in diversi ambiti, come surrogato dell'origano per la preparazione del samoriglio o usata come semplice spezia, oppure incorporata nelle frittate, per la preparazione di liquori, mediante semplice infusione della pianta fiorita nell'alcol etilico, utilizzata come antinfiammatorio sulle punture di insetti, sulle irritazioni o sulle bruciature, grazie alle eccezionali proprietà officinali possedute da diversi principi attivi presenti nei tessuti. Origano e timo sono molto famosi per il loro utilizzo come condimenti, piante ornamentali e altri usi nelle industrie erboristiche e cosmetiche. Tra le altre piante di utilizzo alimentare, nella zona sono presenti anche il cardo comune, del quale si può consumare o la foglia, si pulisce lasciando solo la costa centrale e poi si sbollenta, si impastella e si frigge, o il capolino, prima della fioritura. Tra una pianta e l'altra siamo giunti a metà percorso e qui abitualmente ci fermiamo per ristorarci un po' e per osservare entusiasmati quello che abbiamo davanti agli occhi. Restiamo affascinati dalla maestosità di questa parete a strapiombo sul vallone Calanna. Questa parete o faglia fa parte del massiccio carbonatico che sovrasta il paese di Alcara e che con le rocche del Crasto, sede della Grotta del Lauro, raggiunge i 1315 metri di altitudine.
Queste rocce calcaree massive, bianco-grigiastre, si sono originariamente deposte in ambiente lagunare, circa 180-200 milioni di anni fa, nel Mesozoico, o si può dire anche nel Giurassico inferiore, e contengono numerosi resti fossili di molluschi e coralli. È solo con la formazione della dorsale o catena appenninica siciliana, oligogene circa 34 milioni di anni fa, che si ha il sollevamento tettonico di queste unità sino alle posizioni attuali. In questa fase di sollevamento della catena montuosa si ha la formazione del sistema di faglie che dislocano in blocchi il massiccio carbonatico facendogli assumere l'aspetto articolato che vediamo oggi con numerosi specchi di faglia ben esposti. Proprio quella che abbiamo di fronte agli occhi è una di quelle faglie. Se guardiamo in alto alla parete notiamo il nido dell'aquila reale che qui ha creato il suo regno. Il sito di nidificazione è uno dei più antichi noti in Sicilia. La troviamo infatti impressa come simbolo centrale della fontana Abate e sul portale della Chiesa Madre e la vediamo anche come messaggera e accompagnatrice nel viaggio verso Alcara del beato Nicola Politi, oggi protettore di Alcara. L'aquila reale, Aquila chrysaetos, è un uccello appartenente alla famiglia Cipitridae, presente in Eurasia, Nord America e Nord Africa. L'aquila reale è lunga dai 60 ai 100 cm. Il suo peso varia dai 3 ai 7 kg e ha un'apertura alare che va da 1,80 m a circa 3 m. E per queste dimensioni è una delle aquile di terra più grandi dell'emisfero boreale. Il colore varia a seconda dell'età e l'abito adulto viene completato tra i 5 e i 6 anni di vita. Comunque il colore va sul marrone scuro con penne rossicce dorate sulla testa. È un predatore all'apice della catena alimentare. Si nutre principalmente di volpi, rettili e corvidi. Depone uno o due uova a fine marzo o inizio aprile e dopo circa 45 giorni avviene la schiusa degli aquilotti o dell'aquilotto. A proposito di ciò, è notizia di pochi giorni fa che la schiusa dell'unico aquilotto di quest'anno è avvenuta. La nascita è stata monitorata da una telecamera posta sul nido dall'ente Parco dei Nebrodi. In questo periodo di giacenza nel nido, che dura circa 2 mesi, il piccolo aquilotto verrà accudito e nutrito da entrambi i genitori, fino a quando raggiungerà la maturità per poter fare il primo volo. Teoricamente l'involo avverrà a luglio. La coppia di aquile reali è nidificante stanziale. Solo i piccoli sono erratici e si disperdono fuori dal territorio dei genitori. La coppia è molto fedele al sito di riproduzione ed è monogama per tutta la vita e nel Parco dei Nebrodi è l'unica coppia che abbiamo. Le aquile reali non sono solo gli unici uccelli che sovrastano le rocche del crasto. Possiamo vedere volare anche centinaia di grifoni. Insieme a loro il falco pellegrino, poiane, il corvo imperiale, eccetera, eccetera. A marzo 2020, grazie agli studi di alcuni zoologi capitanati dal professore Magrini, questa parte di territorio diviene nota alla scienza per la scoperta di un nuovo taxon coleoptera denominato Tifloroiclea patroniti, in onore di Roberto Patroniti, noto conoscitore del territorio che ha collaborato nelle ricerche. Continuando nel percorso, nelle zone di versante più scoscese e più perturbate dall'uomo, si incontra l'ampelodesma, detta anche strazzamano, in quanto nella parte inferiore delle foglie presenta dei sali di silicio che possono causare tagli alle mani nel momento in cui vengono manipolate in modo scorretto. Questa pianta veniva utilizzata in tempi remoti per la produzione di scope e spazzole per pulire i forni a legna. Altre piante tipiche di queste zone sono l'asfodelo ramoso, chiamato anche vastuni San Giuseppe, e la ginestra. Salendo di quota ci troviamo immersi in un campo di corinoli comune, pianta erbacea che per il suo sapore aromatico veniva anticamente coltivata per uso alimentare ed era nota come prezzemolo alessandrino. Sulla nostra destra notiamo l'ombelico di Venere, pianta alimurgica che ha il sapore di fave o piselli che si può fare in insalata a crudo. Di fronte a noi invece il garofano della rupe, Dianthellus rupicola, è una pianta perenne che fiorisce nel periodo estivo. Questa pianta figura tra le specie di importanza europea. Siamo giunti finalmente alla meta da noi tanto ambita, a quota 1068 metri. Sotto di noi la vallata del Rosmarino, davanti a noi l'imponente entrata della grotta. A tutti voi dico
Benvenuti alla Grotta del Lauro. Per rendere l'idea di quello che andiamo a visitare, osserviamo prima con attenzione la pianta e le sezioni della grotta realizzate da Roberto Patroniti. Ci muniamo di caschi e di torce e ci prepariamo ad entrare. Lo scenario che ci troviamo di fronte appena entrati è un ambiente buio e umido. Dopo un tratto in discesa ci troviamo di fronte la prima figura della grotta, detta il guardiano, perché a vederlo sembra faccia la guardia all'intera grotta. Continuiamo a scendere e accediamo ad una prima caverna, dalle dimensioni irregolari, con una volta altissima, circa 15 metri, ricca di stalattiti. Da qui scendiamo ancora, attraversando uno scenario di stalattiti, stalagmiti, colonne e concrezioni mammellonari formati da calcite. Al centro della caverna si trovano due stalagmiti, dette i gemelli. Di fronte a noi possiamo vedere invece la colonna principale, alta 9 metri circa. Attorno a noi una miriade di stalagmiti e di varie forme e dimensioni. In alto invece notiamo una stalattite gigante, detta il lampadario. Sempre sulla volta ci sono una serie di corone di stalattiti. Elemento fondamentale dell'ambiente ipogeo, insieme alla struttura chimica delle rocce, è l'acqua. L'azione dell'acqua in relazione alla costituzione chimica di questa tipologia di roccia, costituita in prevalenza da carbonato di calcio, sta alla base della formazione di cavità ipogee come la Grotta del Lauro. Si parla infatti di dissoluzione carbonatica, ovvero il risultato del discioglimento e del conseguente trasporto in soluzione del carbonato di calcio ad opera dell'acqua piovana, che durante la sua discesa attraverso l'atmosfera e soprattutto attraversando lo strato di terreno si combina con l'anidride carbonica presente formando acido carbonico. Tutto questo conferisce all'acqua piovana un pH di tendenzialmente acido, tale da permettere la scissione dello ione carbonato con il catione calcio una volta entrata in contatto con le rocce carbonatiche, caratterizzate invece da un pH alcalino. Quanto appena descritto costituisce uno dei processi di degradazione delle rocce e rientra nei processi carsici, responsabili della formazione di grotte, tra le quali la Grotta del Lauro, e di numerose forme di erosione chimica di superficie. All'interno della grotta si ha invece il processo opposto, infatti la soluzione acquosa, una volta attraversata la roccia carbonatica, si trova in condizione di sovrassaturazione in carbonato di calcio, cioè contiene tale elemento in eccesso. Si verifica dunque una seconda tipologia di processo carsico, ovvero quello legato al concrezionamento carbonatico. All'interno della grotta è possibile osservare il processo attivo attraverso il lento stillicidio delle goccioline ricche di carbonato di calcio, che filtrano alla microporosità della roccia formando stalattiti, stalagmiti, colonne, eccetera. Le stalattiti e le stalagmiti sono formazioni minerali prodotti dal lento accumularsi del carbonato di calcio depositato dalle acque sotterranee. Queste concrezioni calcaree rappresentano le gemme delle grotte carsiche e si sviluppano in forme ardite e bizzarre che rivaleggiano con le opere in marmo degli scultori. Goccia dopo goccia, in un processo chiamato stellicidio, si realizzano così le stalattiti. In tempi lunghissimi, le stalattiti si sviluppano verso il basso, con velocità di circa 2 mm ogni 10 anni, ma crescono anche di spessore per depositi concentrici che producono forme grossomodo cilindrico-conico. Ciò si verifica perché il velo d'acqua, prima di formare la goccia che percola, bagna la parte esterna della concrezione già depositata. Le stalagmiti invece si accrescono in altezza dal pavimento delle cavità carsiche verso l'alto e si formano attraverso l'accumulo del carbonato di calcio contenuto nelle gocce d'acqua che cadono al suolo.
Anche per le stalagmiti l'accrescimento avviene per stratificazioni successive di livelli, ma in genere conforme a cupola meno regolari. Spesso accade che stalattiti e stalagmiti si fondano realizzando, a ornamento delle cavità ospitanti, spettacolari strutture colonnari. Ogni angolo della grotta ci stupisce con le sue meraviglie. In questo caso notiamo che la parete ha delle forme particolari, che vengono chiamate cortine lamellari, formate da calcite e cristalli che brillano in superficie. Se pensiamo che una stalattite cresce mediamente di 2 cm ogni secolo e che le stalagmiti, essendo più lente, crescono mediamente di 1 cm al secolo, ci rendiamo conto che nelle grotte si perde la cognizione del tempo e dello spazio. Alla fine degli anni 50 la grotta è stata oggetto di studio. In questo periodo sono stati rinvenuti alcuni reperti consistenti in anse apicate, appartenenti a forme vascolari della Fages di Malpasso. Ancora oggi si notano cocci di vasellame risalenti all'età del rame, con accanto resti di ossa. All'inizio degli anni 60, invece, il professore Marcello La Greca, mediante una ricerca, ha rilevato la presenza di fauna microscopica endemica della grotta. L'isopode Beraniscus Marcelli e il diplode Entotalassinum nebrodia. Un ulteriore studio è stato condotto nel 2019 dagli studiosi Paolo Magrini, Alessio Benelli, Andrea Petrioli e Augusto De Giovanni, i quali hanno scoperto un nuovo endemita della grotta, denominato Duvalius Patroniti, in onore di Roberto Patroniti, noto conoscitore della Grotta dell'Auro. Andiamo ora a visitare l'ultima stanza del percorso turistico, chiamata Stanza del Quarzo. La particolarità di questa stanza, che erroneamente viene chiamata Stanza del Quarzo, è la deposizione di cristalli di calcite sulle pareti della stanza, formando delle concrezioni mammellonari di notevole bellezza. Con questa ultima stanza finisce l'escursione all'interno della grotta. Ma il viaggio non è ancora finito. Abbiamo il piacere di mostrarvi una piccola testimonianza del professore Paolo Magrini, che con la sua competenza e professionalità ci parlerà del ritrovamento di questo Duvalius, nuovo per la scienza. Stiamo rientrando da una gita in un bellissimo posto, le Rocche del Crasto, dove si apre una delle principali cavità dei Monti Nebrodi, la Grotta dell'Auro. In questa grotta abbiamo trovato un nuovo reperto entomologico molto interessante, nuovo per la scienza, che abbiamo descritto da pochissimo come Duvalius Patroniti, dedicandolo al nostro grande amico Roberto Patroniti, che gentilmente ci ha accompagnato nella ricerca e senza il cui aiuto non sarebbe stato possibile addivenire a questo reperto. Si tratta di una specie molto interessante, molto antica, cieca, adattata alla vita sotterranea da tantissimo tempo e che ricorda gli altri Duvalius già conosciuti, uno dell'Etna, Duvalius artigi, e un altro invece delle Madonie, che è il Duvalius siculus. Presenta caratteri intermedi, ma è ben differenziato grazie ad alcuni caratteri morfologici che sono descritti nella pubblicazione che è stata fatta sul Giornale Italiano di Entomologia, una rivista internazionale che tratta di questi argomenti. Indubbiamente è una zona molto interessante, poco indagata dal punto di vista biospeleologico, ma anche biologico, microbiologico in generale, e contiamo che possa fornire per il futuro ancora reperti molto interessanti e soprattutto anche inediti per la scienza. Abbiamo fatto diverse campionature di terreno che poi esamineremo a Firenze quando rientriamo e poi informeremo il nostro amico Roberto Patroniti se sono venute fuori delle specie meritevoli di ulteriori indagini.
Nel frattempo abbiamo affrontato la discesa e siamo arrivati al punto di partenza. A questo punto l'escursione virtuale si può ritenere veramente conclusa. Spero che vi siate divertiti insieme a noi e che il viaggio sia stato di vostro gradimento. Io e Roberto, nel salutarvi, vi ringraziamo e vi aspettiamo per vivere altre esperienze insieme a noi.